all'interno degli stessi, appunto, delle stesse androni delle abitazioni. Noi ne parliamo proprio con il mini sindaco Andrea Catarci. Buonasera, presidente. Presidente, buonasera. No, non abbiamo Andrea Catarci. Allora, andiamo a salutare invece subito l'altro nostro ospite, l'onorevole Fabrizio Santori del Popolo della Libertà. Buonasera. Buonasera, Buonasera, onorevole. presidente ascoltatore. Ecco, una situazione, quella che stavamo spiegando, relativa a Largo Giuseppe Veratti, quindi all'undicesima municipalità dove si terrà questa sera un sit-in di protesta da parte di alcuni residenti del quartiere che hanno proposto la creazione di un'area riservata alle prostitute. Questa è la proposta avanzata dagli stessi residenti. Un fenomeno, quello della prostituzione, che riguarda questo municipio, ma penso che riguardi anche altre zone. Sì, diciamo, alcune zone in particolare della città di Roma, noi siamo intervenuti con finanza, dobbiamo dire che inizialmente l'intervento è stato molto efficace, ma poi insomma, in alcune aree della città la prostituzione si è andata riformando. Sicuramente in toni e in atteggiamenti diversi e minori rispetto al passato, però sta di fatto che comunque il problema esiste, l'ordinanza va superata in un certo qual modo, noi stiamo attendendo dal governo, dal Parlamento in particolare, l'approvazione di una legge che determini insomma, la prostituzione su strada un reato, perché altrimenti in questo modo soltanto con l'ordinanza non riusciamo a debellare definitivamente il problema, anche se poi insomma, non è una cosa semplice, è diciamo, un mestiere che è sempre esistito, ma sotto questo profilo diciamo che a Largo Veratti diversi interventi della Polizia Municipale hanno dato una buona soddisfazione ai cittadini. Di certo il fenomeno ancora esiste, io stasera starò con loro anche per verificare personalmente lo stato dei fatti, però rispetto alla protesta che c'è stata circa un mese fa, grazie a una nota che ho inviato al comandante del gruppo della sicurezza urbana della Polizia Municipale, ci sono stati interventi in borghese della Polizia Municipale che hanno calmierato un po' la situazione. E sotto questo profilo ho ricevuto anche forme di ringraziamento da parte della cittadinanza. Questa sera è più che altro una festa con questa proposta. Questa proposta che direi è una proposta che io posso condividere sotto tanti punti di vista, perché bisogna intervenire intanto sul racket della prostituzione. La legge che dichiara prostituzione su strada un reato contiene anche questa forma di attenzione a quella che è lo sfruttamento di queste donne in particolare. Però è evidente che insomma, in un paese come l'Italia è sempre stato difficile in qualche modo ricollocare questa normativa sulla creazione di aree della prostituzione per vincoli che sono posti più che altro insomma, dalla Chiesa Cattolica, però insomma, cerchiamo di sollecitare questa discussione anche nel Parlamento perché potrebbe essere insomma, Potrebbe essere importante quella lì la soluzione discuterne anche. e potrebbe essere una soluzione. È evidente che poi alla fine se il luogo del quartiere a luci rosse, chiamiamolo così, dovesse essere sotto di altri cittadini, anche in quel caso noi avremo difficoltà a collocarla in qualsiasi zona della città. Insomma, quindi bisogna stare attenti anche sotto il profilo del degrado e dell'insicurezza che si verrebbe a creare in quel contesto. Però va fatta comunque una discussione su questo per creare insomma, luoghi sicuri anche che possono poi produrre tassi. E quindi economia sotto questo punto di vista, e quindi va fatta una discussione anche per il controllo sanitario, insomma, sia dei clienti che delle prostitute. Va ragionato e sicuramente ancora non è il momento dal punto di vista politico, perché ci sono tante forze che ne sono contrarie, ma insomma c'è una forte apertura, almeno personalmente per quanto mi riguarda, che è anche distante, insomma, dalle vedute del partito che rappresento. Ecco, onorevole, rimarrei ancora un attimo proprio su quest'ultimo aspetto. Mi pare evidente che le ordinanze, come quella dell'ultima di Alemanno, abbiano un'efficacia anche molto elevata nell'immediato, ma poi appena si allenta la tensione, il fenomeno, diciamo, c'è recrudescenza, oppure magari le prostitute si spostano da un quartiere all'altro. Ecco, sul discorso delle aree a luci rosse, le chiedo questo: è così difficile individuare in una città
così grande come Roma, anche delle aree periferiche, che ne so, a ridosso di zone industriali, mi viene in mente, che comunque siano lontane da centri abitati significativi, non mi sembra così difficile, no? Ma guardi, è vero, la città di Roma è molto molto grande, ci sono aree comunque dove c'è poca densità di popolazione, però noi l'abbiamo sperimentato ad esempio con la questione dei campi nomadi, sì. È vero che stiamo parlando diciamo una situazione completamente diversa, ma è stato realmente difficile per il prefetto, anche perché insomma comprendo i cittadini che poi possono avere un nuovo insediamento, anche perché questa amministrazione aveva promesso soltanto delle delocalizzazioni e non nuovi insediamenti. Comunque, a parte questo, il concetto lo abbiamo pronto? Sì, sì, lo ascoltiamo. Ah no, l'abbiamo perso, evidentemente non aveva ritorno. Ha perso il ritorno, sì, sì, ma sì. Lo recuperiamo probabilmente al volo. Sì, lo recuperiamo immediatamente. Intanto, ecco, arrivano ulteriori dichiarazioni. Questa volta sempre da parte dei cittadini residenti in quell'area, e ritorniamo proprio nello specifico. Parliamo della Garbatella. Esatto, più che Garbatella, la zona relativa al largo Giuseppe Veratti, quindi non proprio il centro di Garbatella, ma comunque sì, la zona è quella, e arrivano appunto le sue dichiarazioni, le dichiarazioni dei cittadini che sono favorevoli alle aree protette, perché lontano dalle abitazioni, perché così noi non viviamo più, spiega per esempio un protagonista del comitato di Largo Veratti: le prostitute non stanno solo in strada, ma invadono il nostro cortile, insomma. Ma infatti, ma io perciò per questo avevo fatto la domanda all'onorevole, perché in realtà cosa vogliono i cittadini? I cittadini mediamente sarebbero favorevoli alla creazione di aree a luci rosse, purché naturalmente non stiano a ridosso dei quartieri. Per questo io trovo abbastanza difficile che non si riesca ad individuare in una città così estesa, mastodontica come Roma, delle aree. Dopodiché è possibile che possano esserci delle resistenze da parte della Chiesa, eccetera, però a queste resistenze si potrebbe rispondere per esempio col fatto che certi spettacoli a cui si assiste qualche volta addirittura in pieno giorno sulle strade di Roma non è che siano delle cose molto più commendevoli delle aree a luci rosse, per cui, come dicevamo l'onorevole prima, la discussione penso sì. Che sia opportuna. Ecco, l'onorevole intanto l'abbiamo ancora in diretta, onorevole Santori. Eccomi. Dicevo, scusate, c'è stato un problema con il telefono. Diciamo, la questione delle aree, e ripeto, noi abbiamo trovato, noi, il prefetto, che è il commissario straordinario per l'emergenza nomadi, doveva individuare delle aree per collocare un nuovo insediamento di nomadi, ed è stato veramente complicato trovare un'area che fosse lontana dai centri abitati, perché comunque la città di Roma è in via di costruzione, diciamo, soprattutto nelle aree periferiche, perché il piano regolatore prevede la realizzazione di nuovi insediamenti urbani in tutti i punti della città, quindi vi garantisco che nonostante la vastità del territorio romano e il territorio capitolino, è stato molto complicato. È evidente, stiamo parlando di due cose diverse, si può fare una discussione, però ecco, prima di tutto si deve aprire una discussione in Parlamento sulla realizzazione di queste aree. Non lo può fare un'amministrazione locale, serve una discussione di carattere nazionale, anche una normativa che riapra la discussione sul fronte della realizzazione di nuovi quartieri a luci rosse, o comunque delle zone controllate che possono essere poi gestite dalle amministrazioni locali. Quindi su questo è una problematica molto molto complicata, che, ripeto, deve aprire una discussione. Sicuramente c'è un fortissimo appoggio da parte della cittadinanza, perché con chiunque ho parlato di questa possibilità, o meglio, le proposte arrivano proprio dal cittadino, che chiedono una legge importante su questo, e c'è un enorme consenso sotto questo profilo, quindi va fatta sicuramente una proposta di carattere parlamentare e va discussa, cercando di superare quei limiti che ci sono imposti su questa nuova prospettiva. Bene, onorevole, noi la ringraziamo davvero molto di questo intervento qui a Radio Yes, e auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Grazie all'onorevole Fabrizio Santori, presidente della Commissione Sicurezza di Roma Capitale.